Graziella Giunchedi, artista forlivese, presentata oggi assieme allo scrittore Mario Biserni. Una mostra di pittura che titola Sguardi, il ritratto, l'identità, uno sguardo alla nostra interiorità, al nostro inconscio, per una visione dei nostri molti noi stessi. Una serie di volti, una moltitudine di sguardi. Questa è una delle tue opere più recenti, Graziella. Come hai assimilato e come hai fatto il passaggio dalla sintesi dello sguardo e del volto del singolo a questa pluralità che ci accompagna? Qui è perché ho pensato alla moltitudine, cioè diciamo che la prima serie era più personale, mi rispecchiava di più. Qui ho voluto inserire, diciamo, le varie personalità, diciamo l'unirsi agli altri, lo stare assieme. In fondo l'artista è quello che dice, è un percursore in fondo della società, di come si vive. Io sento che c'è più isolamento e quindi questo che non volevo, cioè il vivere assieme o sentire l'unire, lo stare assieme. In fondo queste identità sono in fondo delle identità che fanno gruppo. C'è una pittura diversa, vediamo una pennellata più veloce, più sintetica rispetto alla carezza, al velo anche di cera, tecnico proprio, che caratterizzava la tua precedente produzione. Non mi interessava sinceramente la tecnica in questo caso, ma il segno è come una ferita, è come irrompere una superficie. In fondo mi hanno detto anche altri, dice tu vai oltre la pelle, come se le persone le togli la pelle e vedi quello che c'è all'interno. Ed è vero, cioè mettere il sentimento, mettere le emozioni, quello che noi abbiamo dentro. E qui in fondo sono come delle ferite effettivamente. Mario Biserni è qui a Cesena oggi per presentare un libro, una cosa strana tutto sommato, anche perché Mario Biserni, almeno fino ad ora, non è conosciuto come scrittore, forse lo sarà di qui in poi. Per il momento invece è un noto industriale, un industriale di una zona un po' particolare della Romagna, quella dell'Alta Valle, così si dice, e sarà stato forse che magari nelle difficoltà di un mestiere, che già ne ha di suo, si è concesso qualche cosa di diverso, ossia scrivere. Un libro, anche questo, devo dire, assolutamente diverso dagli altri, perché non si tratta di un romanzo, non si tratta di un saggio, si tratta bensì di una raccolta di massime. Ma dove le ha trovate? È stata una ricerca lunga quando le sentivo, perché è strano, si dimenticano subito.
Quando uno la sente dice questa me la scrivo e invece dopo 2 ore non se la ricordo più. Allora è stato anche faticoso perché alla volta proprio di corsa le andavo a riscrivere. Ne avevo messi insieme 200 e avevo voglia proprio di scriverle perché secondo me la cultura è proprio rivisitare quello che è il nostro vissuto, il vissuto dei nostri. Noi ci portiamo dietro veramente tutto quello che le nostre famiglie hanno costruito negli anni. E allora le ho messe in fila e è venuto fuori questa cosa, che è un po' un confronto fra la civiltà di oggi e la saggezza di una volta. Ecco, io ho avuto il piacere di scrivere la prefazione di questo libro e non ho potuto fare a meno di sottolineare che siccome si tratta di un libro in qualche modo di saggezza in pillole, che la saggezza è una cosa che non va assolutamente più di moda, perché, come dire, quello che è saggio sembra che debba essere rottamato nel giro di poco. Allora Mario, lei non pensa che quelle massime siano un po' state già rottamate? Ma io qualche volta l'ho pensato, però soltanto quando mi sono messo a metterle in fila e confrontarle con la vita di oggi, mi sono accorto che invece oggi dovremmo riappropriarci di questa saggezza qui, perché oggi veramente manca in questa vita, è una vita dissennata, io dico, è una vita esagerata sotto tutti i punti di vista. Quindi bisognerebbe, secondo me, invece fare tutto un processo per vedere i valori, di ritrovare dei valori. Oggi non c'è più niente di tutto questo.